26 aprile 1986, disastro di Chernobyl. Era l'1:23 della notte, quando uno dei quattro reattori della centrale nucleare, che tuttora si trova a circa 100 chilometri dalla capitale ucraina, Kiev, cominciò a dare problemi. Le stime dell'ONU 30 anni dopo la tragedia indicano in 65 le vittime direttamente causate dall'incidente tra soccorritori, vigili del fuoco, addetti ai lavori, mentre per cause indirette sono morte circa 4.000 persone. Le esplosioni non furono di tipo nucleare, non si trattò di una reazione a catena incontrollata di fissione come nelle bombe atomiche, ma furono termochimiche. Il surriscaldamento del nocciolo, dovuto all'improvvisa perdita di controllo sulla reazione nucleare, portò al raggiungimento di una temperatura elevatissima, che fece arrivare la pressione del vapore dell'impianto di raffreddamento a un livello esplosivo. Poco dopo, ulteriori reazioni a catena tra le sostanze chimiche contenute, in particolare la scissione dell'acqua in ossigeno e idrogeno, catalizzata dallo zirconio delle tubazioni, contribuirono a sviluppare grandi volumi di gas altamente infiammabile che scatenarono la seconda esplosione. Il rilascio radioattivo fu 400 volte più potente della bomba atomica sganciata su Hiroshima. La zona rossa, ovvero l'ambiente più prossimo alla centrale, che comprendeva le città di Chernobyl e Pripyat, rimase completamente contaminata. Il 35% del particolato venne invece trasportato dalle correnti nel resto dell'Europa, contaminando alcune zone di Ucraina, Bielorussia e Russia, dove ancora oggi i gravi effetti del disastro sono tangibili: malformazioni, tumori, contaminazioni di piante e animali. Tutto questo fa parte ancora della vita quotidiana.